Radio Radicale con Nicola Molteni, sottosegretario all'interno, per parlare del DDL sicurezza su cui state lavorando in Commissione Affari Costituzionali, credo con la giustizia. Allora, oggi avete approvato un importante emendamento che aveva fortemente voluto la Lega, che è stato definito dalle opposizioni per le manifestazioni no ponte. Allora, di che cosa si tratta? No, credo che quello che abbiano sostenuto le opposizioni non corrisponda assolutamente alla verità. Noi non sanzioniamo il dissenso, non sanzioniamo le libere manifestazioni, sanzioniamo che cosa? Quegli atti di violenza e di minacce che impediscono da un lato la realizzazione di opere pubbliche, in modo particolare opere pubbliche strategiche, e dall'altro lato manifestazioni che si traducono in atti di violenza e di aggressione nei confronti delle forze di polizia. Tuteliamo il dissenso, anzi questo è un governo che ha garantito decine e decine di manifestazioni che garantiscono anche forme di dissenso, e ci mancherebbe altro. Il diritto a manifestare è un diritto, certo, sacrosanto, che va tutelato da un punto di vista costituzionale, che tuteliamo attraverso l'operato delle forze di polizia. Questo emendamento invece va a sanzionare chi con atti di violenza o di minaccia impedisce con la forza e con la violenza la realizzazione di un'opera pubblica. Dopodiché, quindi non ha a che fare con le manifestazioni, ma contro chi impedisce? Non c'entra assolutamente nulla. Noi sanzioniamo le condotte di violenza e di minaccia fatte con la forza nei confronti a degli operatori delle forze di polizia, B, nei confronti della realizzazione di opere pubbliche. Io credo che in questo paese la violenza vada sempre condannata e mi auguro che anche le opposizioni condannino gli atti di violenza che purtroppo spesso e volentieri vediamo A, nei confronti delle forze di polizia, a volte nei confronti dei cittadini, quindi la violenza va sempre condannata. E poi invece sono particolarmente fiero e soddisfatto di un altro emendamento che è stato votato, che è una battaglia storica della Lega, una battaglia storica mia personale, che è quello con riferimento al rafforzamento della tutela legale nei confronti delle forze di polizia, la copertura delle spese di giustizia per i poliziotti che nell'esercizio delle proprie funzioni vengono sottoposti a procedimenti penali per atti dovuti. È una norma importante perché raddoppia da 5.000 a 10.000 euro lo stanziamento che noi mettiamo a disposizione non per gradi ma per fasi di giudizio, quindi per le 5 fasi del giudizio, soldi che mettiamo a disposizione delle nostre forze di polizia per tutelarle, per poterle garantire dai cosiddetti atti dovuti che mettono spesso e volentieri le nostre forze. Chi difende i poliziotti? Noi. C'è l'avvocatura. Lo dico io. Ma materialmente. Noi sappiamo che il poliziotto può scegliere se farsi difendere dall'avvocatura dello Stato oppure potessi scegliere il legale di fiducia. Nel momento in cui si sceglie il legale di fiducia, lo Stato, salvo ovviamente condanna nei confronti del poliziotto, lo Stato sostiene da un punto di vista economico il poliziotto, ovviamente con la possibilità di rivalsa da parte dello Stato in caso di condanna, e anche qui allarghiamo le fattispecie in cui l'azione di rivalsa da parte dello Stato può non essere esercitata. Questa è una norma a tutela dei nostri operatori delle forze di polizia, che vanno ringraziati e onorati per quello che fanno quotidianamente. Andate avanti adesso la prossima settimana col provvedimento, ci saranno modifiche per esempio su quello, la norma sulla cannabis, sulla seconda pistola del poliziotto? Io credo che questo provvedimento debba essere chiuso, cioè, non solo debba essere continuato ma debba essere chiuso, anche perché va in aula il 25 aprile, e quella per me è una data assolutamente... Aprile? Il 25 luglio. Luglio. E per me quella è una data assolutamente tassativa. Questo è un disegno di legge ordinamentale che va a tutelare, che va a rafforzare la sicurezza del paese, che va a rafforzare la tutela nei confronti delle forze di polizia, che affronta un tema importante come quello della sicurezza urbana, che disciplina nuove forme di tutela e di contrasto al terrorismo, e soprattutto che ha al centro la tutela delle forze di polizia. Le opposizioni dicono non mettete soldi, certo, perché noi mettiamo soldi nella legge di bilancio. Le opposizioni si dimenticano che nella legge di bilancio noi abbiamo stanziato i fondi per le assunzioni straordinarie delle forze di polizia, e soprattutto abbiamo stanziato oltre un miliardo e mezzo per il contratto di cui i tavoli contrattuali sono aperti oggi. Quindi è un tassello importante di un percorso per rafforzare la sicurezza delle comunità e dei cittadini italiani e delle nostre forze di polizia. Grazie al sottosegretario all'interno, grazie. Nicola Molteni. Non parlo mai, ma quando parlo dico. Certo, bravo, bravo.